Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Vi chiedo scusa perché io in realtà questo video l'avevo già girato, ma volendo fare il figo con la reflex, con tutte le cose, con lo sfondo fatto bene lì vicino, purtroppo dopo che l'ho terminato mi sono accorto che la videocamera aveva deciso di non registrare assolutamente niente, quindi ho dovuto ritardare di un giorno la pubblicazione, ma non temete perché sono qua, sono vivo e oggi possiamo addirittura fare il video con questa. L'ho acquistata sul sito di Juventus, quindi questa è la maglia originale, come potete vedere è bellissima, ci avevo fatto il video a riguardo, ve lo lascio qui sopra nelle schede se volete andare a vedere le altre maglie, la seconda, la terza e la quarta maglia, perché la Juve avrà ben 4 maglie. Vi vado a spiegare tutto quello che penso di queste bellissime t-shirt targate Adidas, che però questo è il simbolo della Juve, Adidas è questo. Tra l'altro bellissimo perché io avevo ordinato una M e invece la Juventus mi ha mandato una S, e per fortuna che sono dimagrito, perché se no io qui dentro non c'entravo neanche se davo dei soldi. Allora, dopo il fallimento catastrofico dei 3 video che avevo provato a fare sul calciomercato, non so perché non siano andati bene, forse erano troppo pesanti, forse erano troppo tecnici, forse su YouTube ci vuole qualcosa di più leggerino, di più fresco, ho deciso di inventarmi questa serie in cui andiamo ad analizzare esattamente la storia del calcio, magari anche legata al calciomercato, proprio come in questo episodio. Quindi oggi partiamo dalla mia Juventus, era solamente per sfoggiare questa bellissima maglia, e andiamo a capire quando la Juve va a investire i soldi, quando la Juve va a spendere i soldi, perché andando a vedere i top 5 acquisti, quindi i 5 giocatori che sono stati pagati di più in assoluto in tutta la storia della Juve, ho trovato delle coincidenze davvero spettacolari. Ma adesso con calma iniziamo, per favore. Intanto fatemi sapere qui sotto con un commentino e con un mi piace se questo video è di vostro gradimento, e se arriviamo a 3000 like esattamente entro la mezzanotte di oggi vi porto subito un altro episodio di questa serie. Scrivetemi magari qui sotto nei commenti la squadra che volete analizzata. Vi rubo solamente gli ultimi secondi, salutiamo l'ultimo like su Instagram come al solito, qui sotto in descrizione tutti i link ai miei social network e tutti i link dai canali di Brailles. Iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like è di Poretta Cristian, sto andando velocissimo perché voglio iniziare, perché questo video è veramente figo. Intanto analizziamo solamente una cosa, che la Juventus spende tantissimi soldi solamente quando fa una cessione top all'interno della rosa. È successo ben 4 volte su queste 5 posizioni. L'unico che non riguarda questa speciale classifica è Paulo Dybala, perché Dybala è stato acquistato ormai 2 stagioni fa, questa qua è la terza volta che inizia la stagione con la maglia della Juventus, e tra l'altro ancora una volta, eccolo qui, si vede? Non si vede? Si vede, non si vede, no, non ce la faccio a farvi vedere che è Dybala. Comunque è la terza volta che acquisto la maglia bianconera di Dybala. Se volete anche un video su tutte le mie maglie del Juve, scrivetemelo qui sotto nei commenti perché mi piacerebbe farlo. Dybala arriva dal Palermo e, se devo dire la verità, un esborso economico da 40 milioni di euro, quindi il quinto in assoluto più alto nella storia di Juventus, anche se all'epoca era il quarto, non mi convinceva a fondo, non mi convinceva a pieno, perché parlavamo di un ragazzino, non che sia vecchio adesso, che aveva disputato solamente 2 stagioni in Serie A, di cui una male e una molto buona, quindi quella prima di venire alla Juventus, e una stagione in Serie B in cui non aveva fatto vedere tantissime cose. Insomma, diciamo che avevo paura che potesse essere un fuoco di paglia, cosa che in realtà si è rivelata erratissima. Sappiamo benissimo io e Dybala quanto siamo legati, tra l'altro questo tatuaggio mi è sempre piaciuto, e dopo aver visto Dybala al primo anno di Juventus ho deciso di poter finalmente decidermi a farlo. Lui ce l'ha molto più spesso e l'ho fatto più sottile, proprio perché non lo volevo come il suo, volevo un tatuaggio di questo tipo, e l'unica cosa che gli ho copiato è il braccio sinistro, quindi diciamo che se ho questo tatuaggio tanto è anche merito di Dybala, non tutto ma tanto. Gli voglio bene come se fosse un mio fratellino. Diciamo che in Paolo rivedo tante giocate di quel signore lì dietro. Adesso andiamoci con le pinze. Però mi piacerebbe davvero tanto poter vedere Paolo fare un percorso simile ad Alex, magari anche con la 10 sulle spalle, e magari non in questa stagione perché ho già comprato la 21, grazie. Tra l'altro è incredibile come i 5 acquisti più cari nella storia della mia Juve siano tutti trasferimenti interni, tutti da una squadra di Serie A alla Juventus. E adesso andiamo a trovare uno che addirittura ha vinto il pallone d'oro, e stiamo parlando ovviamente di Pavel Nedved. Arrivato per 41 milioni e mezzo nella stagione 2001-2002, e segnatevi questa data perché coincide esattamente con la cessione di Zidane.
lascia la Juventus per andare al Real Madrid e la Juve di Moggi deve ricostruire una squadra dalle fondamenta, deve cambiare anche il sistema di gioco perché Pavel Nedved nasce come esterno di sinistra. Tra l'altro con gli anni, come sappiamo benissimo, Nedved tuttora è ancora all'interno della dirigenza della Juventus e vicepresidente della Juve, si adegua un attimino a giocare perché nasce mancino, poi diventa ambidestro, nasce esterno di sinistra, poi diventa centrocampista centrale, diventa trequartista, può ricoprire qualsiasi ruolo dell'attacco, insomma è veramente un giocatore fantastico e in questa Juventus addirittura sulla sinistra un Pavel Nedved ce lo vedrei veramente molto 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 bene perché potrebbe correre ma veramente tanto tuttora Pavel, perché lui è uno come Javier Zanetti che si è tenuto in forma anche dopo il ritiro, uno di quei pochi uomini, uno di quei pochi sportivi, uno di quegli atleti proprio con la vita improntata sullo sport, che invidio tanto perché io non sono così, ma sarebbe un sogno esserlo. La Juventus passerà quindi dal rombo di Zidane a un centrocampo a 4 con Nedved a sinistra e sappiamo tutti come è andata a finire e col senno di poi è andata molto molto bene. E praticamente alla stessa cifra alla Juve in quello stesso anno arriva anche un difensore affidabile con esperienza e che in Europa aveva già vinto una Coppa UEFA con il Parma di Cannavaro, di Buffon e di Lila Thuram, che arriva finalmente a Torino per scrivere pagine importantissime di storia della Juventus, dove diventerà uno dei centrali difensivi più forti non nella solo nella storia della mia Juve, ma forse del calcio mondiale. Lila poi saluterà i colori bianconeri durante l'anno di Calciopoli per apportare al Barcellona insieme a Gianluca Zambrotta, ma tuttora forse gli affetti che il popolo juventino prova nei confronti di Thuram sono ancora molto alti. Con 41 milioni e mezzo si classifica al terzo posto nella classifica all time degli acquisti della Juventus. E abbiamo parlato di Thuram e andiamo a parlare di un altro ex compagno già citato, cioè il capitano attuale della Juventus Gianluigi Buffon, che arriva per la cifra record di quasi 53 milioni di euro, cifra che tuttora è la più alta spesa in assoluto per un portiere. Quest'anno abbiamo avuto un secondo, un qualcuno che si è avvicinato a Buffon, perché per 40 milioni di euro il Manchester City quest'anno ha comprato un portiere nuovo. Ancora un trasferimento interno, ancora una volta la Juventus va a pescare in Serie A, va a pescare nel Parma, che sicuramente aveva una squadra di fenomeni, di giovani campioni, e la Juventus ci ha vinto lungo, perché quella difesa con Cannavaro e Thuram e Buffon in porta l'ha ricostruita la Juve e diciamo che quella Juve era veramente forte e solida. Quindi in questo momento il capitano della Juventus è il secondo acquisto più oneroso nella storia del calcio della Juventus. Nella storia del calcio della Juventus cosa vuol dire? E invece al primo posto troviamo un altro giocatore che tuttora è in rosa, quindi come abbiamo visto la Juventus in questo momento ha tre giocatori in rosa più pagati nella sua storia, che sono Dybala, Buffon e appunto Gonzalo Higuain. Un ricordo fresco, solamente 365 giorni fa praticamente si parlava di Higuain alla Juve, si parlava del grande tradimento nei confronti del Napoli, si parlava della clausola rescissoria pagata di ben 90 milioni di euro, quindi passiamo da 53 a 90, veramente un escursus, uno sbalzo economico fortissimo, ma che la Juventus ha voluto sostenere per provare a vincere la Champions. Ancora una volta non ci siamo riusciti, ancora una volta abbiamo perso la finale, ancora una volta contro una spagnola, però è interessante vedere come la Juventus vendendo Zidane è andata a comprare Nedved, è andata a comprare Thuram, è andata a comprare Buffon. Vendendo Pogba è andata a comprare Higuain. Come ha detto appunto, l'unica eccezione in questo momento è Paulo Dybala, che però è stato anche pagato un pochino meno degli altri, anche perché dobbiamo considerare che Nedved, Thuram e Buffon insieme sono stati pagati veramente tanti soldi. Anche è vero che in questo momento la Juve sta investendo tantissimo, perché se andiamo a vedere gli altri acquisti ci rendiamo conto che gente come Piazza, come Mandzukic, insomma sono giocatori che sono stati pagati tanto nel passato immediato, cioè ce li ricordiamo ancora, sono memorie fresche, e la Juve pagherà ancora tanto per dei giocatori che andrà a acquistare, come si parla di Schick, come si parla di Douglas Costa, che entreranno di diritto nella storia, nella classifica dei giocatori più pagati nella storia della Juve, perché la Juve in questo momento è solida anche economicamente e vuole investire, perché ha visto che investendo i risultati arrivano e forse si autosostiene addirittura. Fatto sta che magari mi aspettavo anche qualche nome diverso o qualche nome non me l'aspettavo così alto nella classifica della Juventus, e ancora una volta vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti se volete un altro episodio di questa serie, perché secondo me potrebbe essere interessante, possiamo andare a trovare delle chicche veramente fantastiche sul mondo del calcio che magari abbiamo dato per scontate e che non sono così. Scrivetemi la vostra squadra del cuore qui sotto e ricordatevi, arriviamo a 3000 like entro le 24 di questa notte, così vi porto subito un altro episodio. Scrivetemi cosa ne pensate qui sotto e basta, non vi rompo più le balle perché immagino che il video sia già abbastanza lungo. Ciao! We'll be right back.